Allora, buonasera di nuovo dopo la trasmissione sulla musica splendidamente portata avanti da Alessia Turchi, molto simpatica e molto bella questa trasmissione interessante. Passiamo appunto alle voci transnazionali. Come vi avevo accennato nel palinsesto, questa sera siamo in collegamento con Blanca Briceño. Blanca Briceño, compagna radicale, attivista indio-venezuelana e che ci in qualche modo aggiorna sulle vicende di questo grande paese, che sta vivendo un momento molto delicato, fin da quando ovviamente dopo le elezioni presidenziali è stato rieletto, e abbiamo sentito poi come da Blanca Chavez, e poi c'è stato un passaggio che come diciamo si confà a tutti quanti i regimi incentrati su una persona, quando sono così, il personale, il privato, diventa anche pubblico, di rilevanza pubblica, e quindi parliamo della malattia di Chavez, dei misteri intorno ad essa, di ciò che è accaduto. Ce lo illustrerà bene Blanca, appunto partendo proprio da questa prima cosa, perché avevamo un pochino lasciato il discorso subito dopo le elezioni, Chavez che era fuori dal Venezuela. Che cosa è accaduto con l'aggravarsi a quanto pare della malattia? Vai Blanca. Grazie, bene. In primis un saluto a tutti i Liberi TV oyentes. Un grande saluto dalla nostra parte. Bene, si sa benissimo che ad un certo punto avevamo lasciato all'insepolto che era andato a Cuba perché aveva fatto una quarta operazione, il sistema dell'Isola della Felicità certamente non è riuscita a salvare, questo sistema non è riuscito a salvare la sua vita, da quanto pare, perché noi comunque non è mai stata emessa una bolletta di defunzione. E il caso vuole che c'è stato un momento ai primi di febbraio in cui, in una riunione dell'Organizzazione degli Stati Americani, l'ambasciatore della dignità, l'ambasciatore Kochev, ha veramente posto una gravissima critica alla presidenza dell'Organizzazione degli Stati Americani, in quanto non stava adempiendo con l'articolo 19 della Carta Democratica di questa organizzazione, e quindi denuncia con moltissima forza la anticostituzionalità di ciò che c'era in quel momento lì nel Venezuela. Però partiamo da prima. L'ambasciatore Kochev ad un certo momento denuncia e dice che Chavez era mancato, almeno come minimo aveva vissuto una morte cerebrale, il giorno 30 dicembre. Io veramente per i miei canali personali avevo ricevuto il 31 dicembre la notizia che era mancato. Il disgoverno, il regime castrocomunista ha avuto il coraggio di mantenere questa morte non soltanto occulta, ma ha semplicemente creato un mondo di bugie, perché ha la pretesa di creare un santo istantaneo e erigere questo personaggio a qualcosa che non è mai stato, non merita nemmeno noi pronunciare queste parole. Il fatto che le denunce dell'ambasciatore Kochev, lui sfida al governo venezuelano a dire la verità, perché dice: se non è così, smentitevi. Viaggi ovviamente di tutta la famiglia, fotografie che si sono poi dimostrate false, e soprattutto ad un certo punto iniziano a dire che sì, che erano con Chavez, e che Chavez aveva dato l'ordine di nominare Maduro il suo sostituto, poi di nominare un altro al Ministero degli Affari Esteri, apparivano le sue firme
eccetera, eccetera, e che stava molto bene, come l'abbiamo anche detto noi qui, giocava al football ed era felice. Finalmente ad un certo punto hanno dovuto riconoscere che l'avevano portato nel Venezuela all'ospedale militare e che lì era mancato. Questo annuncio lo fanno al 5 marzo 2013. Fanno tutta una parafernalia enorme e fanno camminare la gente per 8 km dietro un cadavere che non esisteva. Quindi quel feretro, quella casa da morto era vuota, e ancora si considera che ciò che c'è lì è veramente un bambolone di cera, sai? E io dico personalmente, tanto per fare un sorriso su una tragedia così obbrobriosa come è pretendere di ingannare per tanti mesi ad un popolo per il semplice bisogno di vincere un'elezione che sarà già comunque fraudulenta, che forse i cubani, per non lasciare resti quando lo illumeremo o quando si diano resti, l'hanno lanciato in una zona che hanno nel loro mare, che è in testa di sciacalli, di squali, quindi sarà stato pure divorato dagli squali, non si sa. E ci sono anche rumori di persone che dicono che è mancato ancora prima, al 12 dicembre, così come di persone che affermano che veramente è stato avvelenato. Quello che si è saputo comunque a un certo punto è che le figlie hanno deciso di staccare le macchine a cui era legato e che lo mantenevano in vita, perché si commenta che stava vivendo dei dolori atroci e che né la morfina né nessuno dei medicamenti che gli davano funzionava più, in più c'era già questa morte cerebrale. Questo in quanto riguarda alla morte dell'insepolto, perché poi seppellito senza tanti onori, hanno fatto, insomma, veramente è morto come vissuto. La vita sono messa nelle bugie, per cui non si saprà mai, non so se si riuscirà ad avere ad un certo momento della storia una documentazione su quello che gli sarà successo per questo essere. E Blanca, e ovviamente questa vicenda si inserisce un pochino in tutta la questione ovviamente della continuità del potere nel Venezuela, e in questa vicenda, in questo momento di passaggio, se così possiamo dire, o di continuità, la Chiesa Cattolica ha avuto anche lei un certo ruolo. Ecco, sai dirci quale? Guarda, la Chiesa Cattolica veramente ha avuto un ruolo molto importante, ma facciamo un'anteprima a questa risposta che ti do, perché Chavez doveva apparire il 10 gennaio per giuramentarsi come presidente, non lo ha fatto, e dal 10 gennaio iniziano le condizioni di incostituzionalità. Almeno, diciamo, gli articoli più importanti del secondo capitolo della nostra Costituzione, 229, 231, 233, sono stati assolutamente violati. Ed in più nominano Maduro, e non gli corrispondeva lui, corrispondeva il presidente dell'Assemblea legislativa. Il Tribunale Supremo di Giustizia ha veramente ratificato tutte queste incostituzionalità, ed in più l'Organizzazione di Stati Americani consente, ed ecco perché la partecipazione dell'ambasciatore della dignità, l'ambasciatore Cochés, il quale immediatamente dopo il suo intervento, come sono usciti dalla sessione in cui lui ha difeso la democrazia ed il diritto al voto a elezioni pulite nel Venezuela del popolo venezuelano, l'hanno destituito automaticamente. Quindi
Questo è successo, tutte queste illegalità, e di fronte a questa campagna elettorale che va avanti con questo candidato che non può essere candidato, ma che è l'unico candidato e non lo può essere per articoli della Costituzione, e tutta la circostanza di quanto noi siamo invasi siamo invasi da cubani, perché abbiamo una popolazione di 65.000 cubani che si considerano militari di quel paese. Poi tutte le nostre istituzioni che garantiscono la solidità di uno Stato sono in mani a Cuba, e quindi noi, è come dire, abbiamo perso la nostra sovranità. E questo candidato è una persona che 27 anni fa, ci sono già le documentazioni, lui era a Cuba ad allenarsi come una punta di lancia del castrocomunismo nell'America Latina. Quindi è un personaggio che conosce molto bene tutti i grandi capi dei movimenti guerriglieri, i suoi contemporanei e anche più anziani, non solo, ma è personaggio di estrema fiducia, soprattutto di Raul Castro. Ed ecco la problematica ancor più grave, ed ecco perché noi come Resistenza Propositiva Non Violenta, Gruppo Aires Ven, Caminos de Libertad, Junta Patriótica e tantissimi altri, stiamo denunciando ovunque come le elezioni impossibilmente potranno essere elezioni pulite, perché gli interessi di Cuba sono talmente alti. Se tu pensi che 150.000 barili di petrolio arrivano al giorno in regalo, più 13.000 milioni di dollari annui, si capisce che non è che diciamo tu molli quella preda, o meglio dire molli quella fonte di alimento del potere, perché il popolo cubano sta morendo, e anche di fame. Oh, e parlavo della Chiesa Cattolica. Ah sì, scusami, certo. La Chiesa in questa penetrazione, in questo, diciamo dal 5 marzo ad oggi, ci sono stati soprattutto gli studenti che sono usciti per strada, sono stati picchiati, sono stati messi in prigione, sono stati perseguitati in un modo feroce, che sono usciti a manifestare davanti all'ambasciata di Cuba, davanti al consolato, davanti alla sede della OSA, e chiedendo sovranità, chiedendo trasparenza. Sono usciti moltissimi comunicati, e in più c'è questa transgenerazionalità di studenti per strada, e gli anziani, persone già di una certa età, che hanno vissuto e hanno avuto ruoli importanti nel periodo della nostra, dei 40 anni di democrazia, a manifestare come società civica organizzata e in movimenti in difesa della sovranità, in difesa della trasparenza delle elezioni, eccetera, senza più sostenersi, cioè prendere sostegno alla organizzazione della Mesa della Unità Democratica, la MUD, che è quella che concentra l'opposizione in sé. Ci sono state molte dichiarazioni, tra cui certe nostre di Aires Ven. Ieri sera parlavamo al nostro programma di radio con l'ambasciatore Cochés, e a Miami, dove c'è una grande concentrazione di venezuelani, diversi movimenti si stanno pronunciando non più come opposizione, ma come resistenza sempre non violenta, ed stanno dicendo al mondo che la frode elettorale è innescata inevitabilmente nel sistema. A questo punto la Chiesa Cattolica
di fronte a questa invasione, di fronte a una dichiarazione del presidente Lula, dove sono poi venuti i personaggi del Foro di Sao Paulo a Caracas a dare sostegno a Maduro e dire che era un uomo che aveva le capacità per diventare presidente, la Chiesa Cattolica ha fatto un comunicato dicendo che i venezuelani dovevano avere la coscienza che si stava giocando non solo la sovranità del paese, ma uno stile di vita, e che la scelta è fra comunismo e democrazia. E questo veramente esce fuori come un comunicato dalla sede ecumenica episcopale. E una cosa che volevo chiederti anche già da qualche tempo, come tu sai, ovviamente, sicuramente abbiamo avuto in Italia, insomma, il mondo cattolico ha avuto la elezione di questo nuovo Papa, Papa Francesco, ex cardinale Bergoglio, e che è appunto argentino. Ecco, relativamente appunto alla storia venezuelana, in passato, ancora penso non nel presente perché non credo che abbia avuto il tempo, ma comunque sia, in passato lui ha avuto contatti con appunto o presi di posizione relativamente al regime venezuelano? Bene, io questa informazione non ce l'ho da questo punto di vista. Io ho piuttosto un'altra informazione, che è il cardinale Castillo, un cardinale venezuelano, e gli ha mancato una persona sulla quale veramente sputò insulti obbrobriosi in quantità incommensurabili. E il cardinale era, lui non partecipò al conclave in cui gli avrebbe corrisposto partecipare, ma era una persona molto, molto vicina a Voltiva, e fu una persona che ebbe un posto di importanza nella amministrazione economica dello York, forse nella dipendenza dell'America Latina. L'attuale Papa Francesco invece è stata una persona che si è opposta sicuramente, perché questo è l'equilibrio, secondo me, ed è la mia posizione, e io spero che lui in qualche momento dica le seguenti parole, cioè: è vero che è stata la dittatura di Videla e i desaparecidos, è un fenomeno mostruoso, inaccettabile per qualsiasi persona che sia minimamente abbia una concezione di vita politica democratica o di vivere e migliorare le qualità della vita di più grande numero di persone possibili. E quindi lui in qualche modo è stato tra le due acque di quel regime, probabilmente abbia collaborato, come si dice, ma quello che più si dice è che lui ha difeso delle persone, le ha proteste, che erano perseguitate, ma non erano di quel gruppo di assassini, perché se noi vogliamo la verità sui desaparecidos, bisognerebbe avere pure la verità sui Montoneros, quindi venire a capo delle circostanze obrobriose di crimini di lesa umanità fatti e da una parte e dall'altra. Questo te lo dico perché anche noi nel Venezuela bisognerà fare un processo simile, perché loro, per esempio, in Venezuela in questi giorni stanno giudicando due poliziotti che adesso hanno 87 anni perché avevano ucciso un guerrigliero, ma non si fa il conto di quante persone i guerriglieri hanno ucciso. L'ex contralore della Repubblica, oramai pure lui mancato,
fu una persona che usciva con altri due, anche essi hanno occupato posizioni importanti nel governo di Chavez, che uscivano ad uccidere tre poliziotti ogni sera. Queste sono storie che noi come venezuelani le conosciamo molto bene. E quindi, se loro vogliono fare processi a coloro che hanno combattuto, le forze armate nazionali che hanno combattuto le invasioni che già Fidel Castro aveva, la più grave quella di Machu Picchu, dove è stato vinto militarmente, allora bisognerà pure poter rivendicare tutte le persone che anche loro e le famiglie a cui loro hanno commesso, insomma, dei danni e dei crimini di lesa umanità, in un equilibrio di giustizia giusta che non sappiamo se mai lo potremo raggiungere, ma fa parte della battaglia che diamo perché il paese possa tornare alla democrazia del secolo XXI, che è la nostra proposta. E quindi, diciamo, andando verso la conclusione di questo appuntamento, le elezioni sono indette, se non sbaglio, per il 14 aprile, quindi manca molto poco, una campagna peraltro elettorale molto breve c'è stata, con questi due, diciamo, candidati che sono Maduro da una parte e Capriles. Allora, come si presenta Capriles? Praticamente pensi che potrà essere rafforzato in qualche modo, con tutte le premesse che hai fatto di elezioni che avranno dei grossi problemi di quanto riguarda l'agibilità democratica? Pensi che Capriles potrà essere rafforzato oppure in qualche modo, insomma, ci sta una potenzialità diversa di questo candidato che dovrebbe essere, insomma, lo sfidante al Delfino, insomma, al designato in qualche modo? Bene, dunque, capire forse ha perso una parte dell'entusiasmo del suo elettorato quando l'ottobre, nei 15 minuti che ha avuto la possibilità di parlare a Milano e a tantissimi canali di televisione del mondo, ha riconosciuto immediatamente la sua elezione e non ha da fatta dire va bene, lo scrutinio di tutte i seggi elettorali non è finito, io attendo ricevere le bollette di constatazione popolare. Questo non l'ha fatto e questo gli ha abbassato molto la sua popolarità. La situazione è molto disperante perché l'inflazione dal 98 ad oggi supera il 1193%, da quando è iniziato questo governo, non ci sono alimenti, non ci sono medicine, le case che regalano si aprono improvvisamente, ci sono crolli, gli stessi damnificati fanno tutte le volte manifestazioni, quindi al candidato del governo, dell'ufficialismo, diciamo, la campagna elettorale è centrata su che lui e tutti loro sono Chavez, ed è su un mito, su una cosa un po' spiritistica. Comunque Capriles ha ripreso nuovamente a girare per tutto il paese, si è organizzato con comando, eccetera, e l'altro giorno ha denunciato un plan Stalin, che sarebbe il plan per il quale loro invertirebbero la decisione del popolo venezuelano. Questo succede per la prima volta. Comunque la mesa della unità ha chiesto in un modo molto debole le condizioni di trasparenza. Noi come resistenza consideriamo che mentre si continua a votare con quel sistema che è gestito da cubani, se tu pensi che in questi giorni hanno trovato un militante del PSV che aveva il BIOS delle macchine con cui si va a votare, tu hai in quel programma assolutamente anche fare nella revisione, quando l'opposizione va a vedere com'è, ah sì, tutto molto bene, e con questo BIOS in mano tu
inneschi un altro programma, cioè questo è elementare. Comunque, secondo me, loro questa volta giocano sull'astensione. Maduro non è molto amato da un gruppo da un certo gruppo di militari, e neanche c'è un gruppo della popolazione che non gradisce la sua presenza, anche perché non è stato mai eletto, lui non ha mai ricevuto un solo voto da nessuna parte. Noi chiamiamo a votare, è solo che noi come resistenza chiamiamo a votare, però chiamiamo anche a rimanere lì, rimanere nei seggi finché ci saranno i conteggi, chiedere che non si conteggino il 54% delle urne elettorali, ma bensì il 100%. Abbiamo battagliato moltissimo, l'opposizione ha un gruppo che si chiama Gruppo della Collina di esperti in materia elettorale, che vengono molti dal chavismo stesso, che possono essere, come lo stesso Maduro, stato infiltrato dal governo cubano, anche questi possono essere infiltrazioni verso la impossibilità, cioè garantire l'impossibilità di trasparenza. E questa volta l'opposizione avrebbe come scusa l'astensione e non veramente la frode elettorale. I sondaggi danno Maduro, praticamente non c'è nessun sondaggio che non lo dia come vincitore. Però i sondaggi, anche abbiamo sentito a Radio Radicale come si fanno, come anche da noi è così, da noi hanno ancora più forza, perché da noi veramente pilotano moltissimo l'opinione pubblica. Quindi noi abbiamo fatto un nostro comunicato dove denunciavamo la mancanza di esigenza delle condizioni minime di cambiamento nel sistema del Consiglio Nazionale Elettorale, e quindi in qualche modo non ci facciamo responsabili che Capriles perda queste elezioni per omissione di coraggio e anche semplicemente di opporsi a continuare ad essere gestito da questo gruppo La Collina, che ha come capo Teodoro Petkov, ex guerrigliero che fu però ministro di Caldera, ministro dell'economia, e che oggi ha chiuso completamente la possibilità a che altri esperti in materia elettorale, tra cui ti posso dire Luis Manuel Aguana, ti posso dire Alfredo Vai, che ha persino è avvocato costituzionalista e ingegnere ed ha persino scritto la precedente legge elettorale, quindi dell'ultima legge precedente a quella di Chávez, e a loro non è permesso tenere accesso a nessuno dei momenti in cui si procede a fare i regolari controlli che in teoria garantiscono la trasparenza. L'opposizione ha firmato questa volta che ci sono possibilità di non trasparenza, ma davanti al mondo al 7 ottobre aveva accettato che il sistema era perfetto, e anche noi attraverso Liberi TV l'abbiamo detto con chiarezza, e abbiamo, se ben ti ricordi, esposto i diversi livelli in cui la frode è innescata, perché è demografica, tecnica, costituzionale ed elettronica. Quindi comunque, diciamo, si continua questa volta, forse è il mio molto umile punto di vista, questa volta forse veramente la resistenza soprattutto all'estero si consoliderà, magari i gruppi che si sommano, una specie di confederazione di associazioni, e la MUD non potrà più essere l'unico
portante di questa pseudo opposizione collaborazionista, per non chiamarla partitocrazia antidemocratica inciucciante come veramente è. Tanto per utilizzare terminologie italiche in qualche modo. Pannoniane. Anche la mafiosità venezuelana ha permesso a Maduro essere candidato, la partitocrazia legittima attraverso questo chiamato elettorale la circostanza di una dittatura che può essere terribile. Il problema poi di fondo è che ciò che succede nel Venezuela non è indifferente per il resto dei paesi dell'America Latina. Quindi, diciamo, se noi andiamo verso un comunismo sferrato come quello cubano, allora Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, eccetera. Lula, noi sappiamo veramente, non è un personaggio amato da noi come invece è apprezzato e ammirato in Europa e da altri personaggi, perché non solo questa ingerenza, non solo questo fatto che lui è capo, uno dei capi del Foro di Sao Paolo, e noi consideriamo che il Foro di Sao Paolo è un progetto internazionale che ha come alimento economico il Venezuela per la promulgazione e la rinascita del castrocomunismo nell'America Latina e nel mondo, perché ricordati pure che benché sembrerebbe che il Venezuela sia un paese qualsiasi, il Venezuela è un paese altamente pericoloso, sostiene la Nord Corea come sostiene la Siria e ha dei rapporti molto importanti con i fondamentalismi islamici e con tutti questi paesi, il Zimbabwe per esempio in Africa, il Mali, tutta la circostanza del Sahel, per cui non è vero che sia una circostanza così, insomma, dove oggi si gioca. Poi qualcuno sostiene che l'opposizione venezuelana deve capire che solo con i voti potrà raggiungere la democrazia, dimenticandosi non solo di questa frode, non solo di una sovranità persa come protesi del regime cubano, ma noi abbiamo un'invasione di 65.000 soldati cubani e quattro servizi segreti come il cinese, il russo, il cubano e l'iraniano messi dentro, che io voglio capire come è che solo col fatto che tu vai a esprimere un voto che poi non è nemmeno contato manualmente e nemmeno al 100% con sistemi elettronici viziati prima della compera delle macchine, che usciamo così, comunque la resistenza venezuelana non smetterà, noi non abbandoneremo né la nostra gente né la nostra battaglia, perché Venezuela è libera, democratica e consciente, e questo per noi è importante. Capriles non ha ancora pronunciato mezza parola sui prigionieri politici del Venezuela, cosa che è veramente non solo una vergogna, non solo obbrobriosa, ma ti dà la misura della partitocrazia antidemocratica che i miei amatissimi radicali hanno inventato come termine fantastico da spargere per il mondo a tutti noi democratici non violenti, che possiamo acquisire un linguaggio con il quale noi poter portare avanti anche una lotta di cultura politica, cosa che ci è mancata completamente. Parte del nostro problema è avere siamo in chiusura, vai. Sì, no, sicuramente saremo in collegamento per avere gli aggiornamenti anche per queste elezioni, che comunque sia un appuntamento che coinvolge, è importante, tutto il Venezuela, e poi ci dirà insomma un po' come sono andate, ovviamente, o meglio gli esiti e come si sono svolte. Perché sono il testimone principale al seggio di Milano, perché noi venezuelani votiamo all'estero, quindi io avrò. E quindi se qualche compatriota mi sta seguendo e mi scrive, si prega a fare il suo di venire a
Va bene, Blanca. A questo punto noi siamo in chiusura, ti ringraziamo di questa tua partecipazione e a presto sui schermi di Liberi TV. Grazie, spero di essere stata chiara, forse No. i miei pensieri sono un po' complessi, però... Sembra che è stato molto, che sia stata molto chiara. A presto, Blanca, grazie ancora e alla prossima. Ecco, ciao. Ciao. Ciao, ciao.